Come le politiche della Federal Reserve, la Fed, possono influire sui mercati delle criptovalute? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a capire quali sono i motivi, per me, i tre motivi principali di influenza della politica monetaria della Federal Reserve americana nei confronti dei mercati delle criptovalute. Siamo in questo primo trimestre dell'anno 2022, abbiamo visto come la paura e lo spauracchio relativo all'innalzamento dei tassi di interesse e alla restrizione relative alla quantitative easing della Federal Reserve ha impattato in maniera negativa con Bitcoin in forte discesa, quindi trend negativi per quanto riguarda i mercati delle cripto, ma anche per quanto riguarda i mercati azionari in generale. Ma quali sono i motivi principali che collegano quelle che sono le politiche della Federal Reserve a quello che è l'andamento dei mercati delle criptovalute? Le vediamo in questo video. Bene ragazzi, ma prima di andare avanti, per questo video un po' super diciamo veloce, ma soprattutto di spiegazione in generale di quelle che sono un po' questi meccanismi che a volte sembrano contorti relativi alla politica monetaria globale, quindi mondiale, e perché un po' stanno influenzando anche il nostro amatissimo Bitcoin e anche tutte le nostre criptovalute. Allora, prima di andare avanti ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi i pollicioni. Se mi lasciate più pollicioni ritorniamo in bull market. Questa però è cattiva ragazzi, perché va bene, non la dico più, questa è proprio una call to action cattivissima. Va bene ragazzi, allora andiamo subito al sodo e vi spiego quelli che sono un po' i motivi secondo me principali, perché ce sono veramente tantissimi. Però il primo, la prima questione relativa alla riserva di valore, cripto viste come riserva di valore, perché la Federal Reserve con le sue politiche restrittive influisce sul valore delle cripto secondo questo punto. Perché ragazzi, se Bitcoin in particolar modo, non tutte le cripto, è visto come un asset finanziario che può essere utilizzato per preservare il nostro valore, il concetto stesso di preservare il valore prevede che ci sia un'unità di misura di questo valore. In questo caso, secondo questa tipologia di concetto di analisi macroeconomica del Bitcoin, l'unità di misura è il dollaro. Quindi preservare il valore delle cripto significa mantenere lo stesso potere di acquisto, quindi lo stesso potere di scambio precedente del Bitcoin contro il dollaro. Ora ragazzi, le politiche di inflazione, quindi di creare una svalutazione di quelle che sono le monete fiat, quindi in questo caso il dollaro, agisce positivamente nei confronti di Bitcoin, perché se io vado a svalutare quello che è il valore del dollaro, essendo il Bitcoin prezzato in dollari, varrà di più. Questa è una logica abbastanza semplice, quindi il concetto che le criptovalute siano in effetti, ragazzi, collegate un po' al valore del dollaro è un concetto valido e anche assolutamente corretto da questo punto di vista. Se non che le politiche della Federal Reserve possono diventare appunto restrittive, e quello che fa la Federal Reserve andando in teoria ad alzare i tassi di interesse o a ridurre le emissioni di denaro, di dollari nel mercato, quello che fa è alzare il valore del dollaro. So che può essere un po' difficile da comprendere, perché dici come facciamo ad alzare il valore del dollaro se il dollaro è l'unità di misura, perché lo alza in termini di prodotti. Va bene, una penna, ipotizziamo, non costerà più un dollaro, costerà 0,90 centesimi di dollaro. Riducendo l'emissione dei dollari valorizza di più il dollaro in termini di beni reali e di asset, e di conseguenza il dollaro è più forte ragazzi. Quindi su Bitcoin cosa andrà a succedere? Guardiamo questo grafico. Questo è il grafico dell'indice del dollaro americano, che esattamente oscilla un po' come tutti gli altri asset. Quindi quando il dollaro americano, diciamo, oscilla in maniera negativa, vedete, allora ha una svalutazione. Quando invece oscilla in maniera positiva, quindi sale in trend positivo, ha una rivalutazione, si definisce in questo modo. Perciò una politica restrittiva della Federal Reserve va a impattare negativamente sul prezzo di Bitcoin, riducendone il valore in termini di dollaro. Però
Questo tipo di politiche, ragazzi, non sono inerenti a lungo periodo, bensì modificano il prezzo degli asset, non solo Bitcoin, in termini di breve periodo e medio periodo. Andiamo avanti, ragazzi, parliamo dei punti che secondo me sono più rilevanti, non dal punto di vista tecnico come questo che abbiamo visto, ma dal punto di vista di mercato. Allora, il secondo punto, ragazzi, investitori avversi al rischio. Quando la Federal Reserve alza i tassi di interesse o, meglio si dice, entra in una politica restrittiva relativa ai tassi di interesse e all'emissione di liquidità, gli investitori naturalmente diventano avversi al rischio. Questo avviene perché sostanzialmente si sa, ragazzi, che un rialzo dei tassi di interesse man mano che passa il tempo spinge l'economia quasi sempre in un'area di recessione. Ora, la banca centrale sicuramente non vuole la recessione nel sistema economico, però dai dati storici abbiamo visto in maniera abbastanza chiara che le politiche che la banca centrale mette in atto spesso, diciamo, non riescono ad essere così efficienti e la stragrande maggioranza delle volte esagerano da un lato e dall'altro. Abbiamo visto per esempio l'emissione di liquidità dell'anno della pandemia come ha esagerato, diciamo, l'impennata dell'inflazione in quest'anno 2022. La stessa cosa potrebbe avvenire con politiche restrittive. In sostanza, ragazzi, gli investitori hanno paura che le politiche della banca centrale siano esagerate magari rispetto al tessuto economico e quindi mandino poi la struttura economica in recessione. A causa di questo, sostanzialmente, quando inizia una politica restrittiva, gli investitori diventano un po' avversi al rischio e cercano di investire in asset che sono un po' a bene rifugio o comunque asset che possono in un certo qual modo essere produttivi anche nel medio periodo di tassi di interesse, come ad esempio asset finanziari che producono alti dividendi oppure asset finanziari come i titoli di Stato che producono cedole. Terzo punto, quello che secondo me è il più legato al mercato delle criptovalute. Quando la Federal Reserve alza i tassi di interesse e entra nella politica restrittiva, quello che tenta di fare, ragazzi, è buttare acqua su un motore accaldato. Allora, quando il sistema economico è fortemente aggressivo, come potrebbe essere in questa fase attuale, anche se io non la penso così, a dire la verità, ragazzi, penso che questo momento sia più legato a un momento di reazione alle politiche dell'anno della pandemia, più che a una cosa consistente, ma questo lo vedremo nei prossimi mesi. Però in linea di massima, quando la Federal Reserve fa politiche restrittive, vuole buttare l'acqua su un motore surriscaldato. Questo significa in linea di massima che gli investitori andranno a prediligere quelli che sono investimenti value contro investimenti growth. Si spostano su quelli che sono asset e settori meno tecnologici. Quindi c'è una spinta in meno alla tecnologia da parte del sistema economico. È come se il sistema economico si tenta di mandarlo in letargo, ragazzi. Immaginate una cosa del genere, allora in un certo qual modo quello che si tenta di fare è un po' ridurre la spinta anche all'innovazione tecnologica. Nei periodi infatti di rialzo dei tassi di interesse, in sostanza i titoli tecnologici e tutto quello che sono gli asset tecnologici ne risentono molto di più, sia perché sono sostanzialmente asset growth e quindi non value, ragazzi. Chi non si ricorda questa differenza, trovate un mio video dove vi spiego perfettamente come si valutano gli asset growth e value anche nel settore delle criptovalute. Frenare l'impulso e la velocità del sistema economico, si sa, quindi, ragazzi, mette un freno, un tappo al processo di evoluzione tecnologica. In sostanza non lo ferma, chiaramente, però lo manda in letargo, come vi dicevo, lo manda a rilento. Questo fenomeno che vi ho spiegato impatta sul settore delle cripto e sul settore tecnologico in generale, non nel lungo periodo, ma nel medio e breve periodo, nei due anni a venire circa. Quindi se quest'anno è l'anno della riduzione dell'emissione di liquidità, da qui al prossimo anno si vedrà una riduzione dello sviluppo di nuove tecnologie e soprattutto della
adozione di nuove tecnologie nel mercato. Ma nel lungo periodo, ancora una volta, questa cosa non cambia. Un motore surriscaldato può essere raffreddato, ma non viene spento, perché la logica della Federal Reserve, delle banche centrali in generale, non è quella di andare a spegnere il motore economico, ma di dargli una calmata, perché sta correndo troppo, c'ha troppi cavalli probabilmente e sta facendo una grande gara. Allora, questi sono i tre punti principali che secondo me hanno un grosso impatto nel settore delle criptovalute per quanto riguarda le politiche della Federal Reserve. Quindi qui bisogna poi fare una serie di valutazioni, ragazzi, e cercare di capire se effettivamente la Banca Centrale Americana, ma anche l'Europea, vanno verso politiche restrittive imponenti, importanti, con rialzi di tassi che sono significativi e soprattutto che continueranno nell'arco dei prossimi anni, quindi non soltanto per l'anno in questione ma anche nei prossimi anni. Allora la questione in quel caso si metterà veramente male, ragazzi. Ma se la politica restrittiva della Banca Centrale Americana, della Fed, sarà solo una politica restrittiva per calmierare un po' la questione inflazione post pandemia, allora probabilmente assisteremo nel breve periodo ad uno shock dei prezzi e quindi un riallineamento ad un tasso di trend di crescita più naturale, meno impulsivo, ma poi questa cosa dovrebbe essere smorzata nell'arco dei prossimi mesi, perché semplicemente se le politiche restrittive non continueranno, è probabile che il prossimo anno tutto il mercato degli asset, quindi le azioni ma anche quello delle cripto, si rimetta un po' sui binari in carreggiata e magari inizi una nuova fase, magari non a 300 km/h, magari inizia 50 km/h, ragazzi, però l'importante è non spegnere il motore, non fermare il motore. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questi tre punti e soprattutto utilizzateli per valutare l'attuale situazione, perché vi daranno un quadro generale e vi faranno capire meglio anche che cosa potrà succedere nei prossimi mesi in base a quello che deciderà la Fed e anche la BCE. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!